Buongiorno ragazzi, oggi vi definisco il differenziale totale, che è la naturale conseguenza di quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi per quanto riguarda i complementi di matematica, cioè le derivate parziali. Allora, il differenziale totale in un punto si definisce come dfx0y0 uguale a f'x, cioè la derivata parziale nel punto x0y0 dx, quindi è una definizione, quindi prendetela come viene. Più f'y, cioè la derivata parziale della funzione nel punto x0y0. E prendiamo un esempio dal vostro libro. Se noi abbiamo che la f di xy è uguale a x al quadrato y al quadrato, la prima cosa che dovete fare, vogliamo trovare il differenziale totale nel punto di coordinate 1, 1. La prima cosa da fare è calcolare le derivate parziali. Quindi la derivata parziale è 2 rispetto a x e 2xy alla seconda. La derivata parziale rispetto a y è 2x alla seconda y. Calcoliamole nel punto datoci, cioè nel punto 1, 1, che vi ricordo è questo. Quindi prendiamo la derivata prima, sostituiamo 1 al posto di x, 1 al posto di y, abbiamo 2. Poi facciamo la stessa cosa con la derivata parziale rispetto a y nel punto 1, 1, e anche qui avremo 2 per 1 per 1, quindi 2. Allora, riprendendo pari pari quello che abbiamo scritto, la derivata di f nel punto 1, 1, cioè il differenziale totale, sarà uguale a 2, perché abbiamo trovato che f' di x nel punto 1, 1 è 2, dx più 2 dy. E questo è tutto. Facciamo magari un altro esempio. F di xy uguale all'esercizio 142 del vostro libro. 3x alla seconda y meno y alla seconda x, e il punto è 1/3 meno 1. Allora, calcoliamo le derivate parziali, quindi f' rispetto a x è 3 per 2, 6xy meno y al quadrato, mentre la derivata prima rispetto a y è 3x alla seconda meno 2xy. Ora andiamoli a calcolare nel punto 1/3 meno 1. Quindi avrete 6 per 1/3 che fa 2 per meno 1 meno 2, meno 2 meno 1, meno 1 al quadrato, quindi meno 1, quindi è uguale a meno 3. Poi la f' y di 1/3 meno 1 sarà uguale a, sostituiamo 1/3 e avremo 3 per 1/9, 3 noni, quindi 1/3, meno 2 per 1/3, 2/3 per meno 1 più 2/3. E quindi avremo 1/3 più 2/3, 3/3, cioè 1. Di conseguenza, il differenziale totale, quindi df nel punto 1/3 meno 1 sarà uguale a meno 3 dx più dy.
Ok, that's all folks. Ci vediamo.